Batterio killer, la procura indaga, possibili sequestri, Zaia categorico, chi ha sbagliato paghi. Casa di riposo con vista sui cassonetti, il sindaco assicura Rete Veneta una soluzione a breve. Buche in corso a Fogazzaro, dopo i servizi di Rete Veneta il comune tampona l'emergenza con del catrame. Incendio devastante a due ville, a fuoco un'azienda di vernici, i pompieri combattono per ore con le fiamme. Centri commerciali nel mirino dei ladri, razzia di capi d'abbigliamento e di profumi. Rubava nelle cassettine delle offerte in chiesa, arrestato un calabrese che vive a Vicenza. Buonasera, ben ritrovati. Partiamo subito con la cronaca e questa vicenda incredibile con delle vittime purtroppo del batterio killer. Le indagini sono in corso, si sta lavorando, l'ufficio ha preso molto a cuore questa vicenda, quindi sono in corso tutti gli accertamenti necessari. Sta lavorando passo dopo passo la procura di Vicenza sulla vicenda del batterio killer Chimera, che in Veneto ha fatto 6 vittime, di cui 4 a Vicenza. L'inchiesta è in mano al PM Parisi, che fa parte del pool di magistrati coordinato dal procuratore aggiunto Rietta Canova, che si occupa di reati legati alle attività professionali. Dopo il primo atto dettato dall'urgenza, ora lavora per tutti quelli che vengono definiti accertamenti collaterali, il che significa che oltre a indagare sulla morte dell'anestesista Paolo Demo, i magistrati dovranno ripercorrere tutta la catena di soggetti che hanno avuto a che fare con il dispositivo, con chi ne è venuto a contatto anche come paziente. Non si esclude in futuro il sequestro di cartelle mediche dello stesso dispositivo. Nel momento in cui sarà necessario verranno acquisite anche tutte le documentazioni sanitarie relative, però è un lavoro che diciamo deve essere fatto step by step. Da accertare ad esempio come mai il dispositivo all'ospedale di Vicenza sia stato sostituito solo nel maggio del 2017, quando l'azienda costruttrice già nell'estate del 2015 aveva scritto a tutte le strutture ospedaliere che ne erano dotate avvisandole del rischio. Da qui la decisione della procura berica di indagare per omicidio colposo due ex direttori sanitari dell'USL 8. A dare avvio all'indagine l'esposto dei familiari di Paolo Demo e fondamentalmente è stato il suo diario di 2 anni di calvario. Fa parte dei documenti importanti e necessari per la valutazione di tutta la vicenda, quindi è un caso anche del tutto particolare avere potuto avere una documentazione di questo tipo, senz'altro, e quindi ha il suo peso, però poi attraverso questa abbiamo, come dire, l'occasione per conoscere e poter andare ad approfondire altre strade. Adesso parliamo sempre del batterio killer con le dichiarazioni del governatore Zaia, che dice chi ha sbagliato deve pagare. Fare chiarezza fino in fondo, e se ci sono delle responsabilità, chi ha sbagliato deve pagare. Non ci sono mezzi termini per il presidente del Veneto Luca Zaia alla luce di quanto finora è emerso sulla vicenda del batterio killer Chimera, che in Veneto avrebbe fatto 6 vittime, di cui 4 nel Vicentino. In queste ore è al lavoro la Commissione regionale sanità, alla quale anche l'USL 8 Berica ha inviato un dossier e vede 2 direttori sanitari indagati, un macchinario che avrebbe dovuto essere ritirato o quantomeno non utilizzato, dopo la nota inviata dalla stessa azienda produttrice. Procederemo in base alle indicazioni che ci verranno date da chi sta verificando tutto questo caso. Abbiamo nominato delle persone ed è giusto che questi, che sono titolati a farlo, ci dicano qual è lo stato dell'arte. In una vicenda complessa un obiettivo rimane chiaro per il presidente della regione Veneto Zaia. Innanzitutto con la preoccupazione di mettere in sicurezza la vita e la salute dei cittadini. E noi eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno ai 5 milioni di veneti e anche non veneti che vengono da fuori regione. È giusto garantire sicurezza. Insomma, parole molto chiare. Adesso parliamo dell'ennesimo episodio di degrado. Siamo andati dal sindaco Rucco a chiedere spiegazioni. Mala vista sui rifiuti. Da anni gli anziani ospiti della casa di riposo di Parco Città a Vicenza, quando vengono portati sul terrazzo a prendere una boccata d'aria, si sorbiscono il panorama dei bidoni della spazzatura. Finché la signora Ida ha chiesto a noi di Rete Veneta di intervenire, e così abbiamo portato la questione al sindaco, che già a fine agosto ha convocato una conferenza stampa davanti alla casa di riposo anche con le altre televisioni e i giornali, annunciando che i bidoni più maleodoranti del vetro e dell'organico sarebbero stati spostati, mentre quelli restanti del secco e della plastica sarebbero stati schermati da un pannello di legno e l'intervento sarebbe stato
tempestivo. Interverremo in maniera tempestiva. I tempi? Ma lo spostamento dei bidoni qualche giorno, il decoro e l'arredo qualche settimana. Qualche settimana, così aveva detto il sindaco. E in effetti i bidoni di vetro e organico sono stati subito spostati. Ma come ci aveva documentato una nostra telespettatrice, dopo più di 2 mesi e mezzo AIM non ha ancora installato i pannelli che dovevano coprire i cassonetti che restano di fronte alla casa di riposo, con risultato che gli anziani continuano ad avere questo panorama corredato dai rifiuti abbandonati per strada. E la nostra telespettatrice ci ha affidato la sua speranza. Magari Rete Veneta o un vostro sollecito verrà ascoltato. Beh, detto fatto, noi siamo andati a sollecitare. Intanto diciamo che c'è molta maleducazione da parte di qualche concittadino che non ha capito che ci sono delle regole, e su questo interverremo anche con multe salate e installazioni di telecamere in alcuni punti critici. Poi bisogna dire che sono intervenuto subito quest'estate a Parco Città, abbiamo spostato il problema degli odori che stazionavano vicino agli anziani, quindi passando i cassonetti più malodoranti dalla parte opposta della strada, quindi questo problema è stato risolto. Il problema della vista abbiamo dato in carico fin da subito, i tempi della burocrazia hanno allungato i tempi, mi dicono che nel giro di una 15-20 giorni saranno installati i pannelli che sono arrivati e devono essere solo montati, quindi tempi tecnici e si arriverà presto al risultato. Quindi 15-20 giorni, noi fissiamo sull'orologio la sveglia e poi torniamo. Torni pure. Aspettiamo, speriamo per un risultato positivo. Insomma. Certo, perché AIM deve intervenire urgentemente, non ci sono dubbi. Il mandato è stato già dato qui ad agosto, quindi noi abbiamo eseguito subito l'indicazione. Bene, allora aspettiamo per vedere per credere. Per quanto ci riguarda, continua. Grazie. TG Linea aperta, naturalmente segnalateci i vostri problemi, che siano in città o nella provincia, noi verremo e porteremo i problemi al sindaco. Porfido sistemato momentaneamente in via Fogazzaro. San Pietrino non è il santo del giorno e nemmeno il patrono delle strade. È proprio il cubetto di Porfido che quando si stacca lascia voragini sulle vie del centro storico. In corso Fogazzaro a Vicenza ne sanno qualcosa. Noi di Rete Veneta per primi avevamo lanciato l'allarme mostrando le foto inviate in redazione da un nostro telespettatore che documentava come una signora fosse caduta malamente vittima di una buca del corso e si era fatta male sul serio, tanto da venir portata via in ambulanza. Ma gli infortuni, come ci hanno raccontato i testimoni, erano all'ordine del giorno, tanto che noi avevamo chiesto alle autorità competenti di intervenire con urgenza, anche con dei catrame per tamponare l'emergenza prima che si scateni lo shopping del Natale e il passaggio in corso Fogazzaro aumenti proporzionalmente col pericolo di nuovi incidenti. E 10 giorni fa l'assessore Claudio Cicero ci aveva assicurato che... Investirò ovviamente gli uffici per cercare nei meandri delle piccole risorse, se ci sono dei residui, di poter fare degli interventi puntuali, soprattutto nelle parti più ammalorate. Quindi i tempi? I tempi da Cicero speriamo che possano essere garantiti. I tempi da Cicero, che ci ha abituato bene, sono non subito ma ancora prima. Quindi noi ci aspettiamo che prima di Natale venga sistemata la trappola di Corso Fogazzaro. Penso proprio di sì, di poter fare un regalo ai cittadini. Bene, l'assessore aveva garantito un intervento per sistemare al meglio i sanpietrini. Nel frattempo però, sorpresa, le trappole sono state disinnescate, le buche sono state colmate con del catrame. E i più contenti ovviamente sono i commercianti. Buongiorno, lei è proprio il negoziante che ha lanciato l'allarme. Beh, adesso sarà soddisfatto, assisteva ogni giorno a un incidente, a un infortunio e ora abbiamo tamponato la situazione. Sì, ci sono stati degli infortuni molto gravi, adesso come regalo di Natale ho visto che hanno tamponato questi buchi, tranne uno che ne hanno lasciato come buon ricordo.
ed è un... Il buco del buon ricordo, forse avevano terminato temporaneamente il catrame, però quello che conta è che il comune sia intervenuto urgentemente nell'emergenza, come avevamo chiesto anche noi, con del catrame. Sì, infatti è merito vostro, con i vari servizi finalmente si sono decisi di portare un po' di catrame, non è fatto tutto, però hanno fatto quelli cerchiati che erano quelli più in evidenza. Quelli messi in evidenza, e già, le buche erano state cerchiate con una tinta fluorescente proprio per farle risaltare ed evitare che qualcuno ci inciampasse. Ora l'emergenza è stata tamponata, però aspettiamo che, come ci aveva promesso l'assessore, il corso sia sistemato a regola d'arte. Fino ad allora la questione per noi non finisce qui, ma... Adesso parliamo di plateatici in città con l'assessore Giovine. Abbiamo messo nero su bianco la volontà di questa amministrazione di andare incontro e rispondere alle esigenze dei negozi di vicinato e dei pubblici esercizi. La grande novità riguarda i plateatici. Chi vorrà per la prima volta richiedere un plateatico per il proprio bar, piuttosto che altro pubblico esercizio, lo potrà fare con una scontistica del 50% per il nuovo anno. La volontà è quella di incentivare sicuramente il plateatico, di farlo tutto l'anno. In effetti la novità non si esaurisce, ok, in questo sconto del 50% per la prima apertura di fatto del plateatico, ma nella possibilità anche di avere un ulteriore sconto del 10% qualora uno decidesse di richiedere il plateatico per tutti i 12 mesi. E oltre a questo 10% c'è anche il 5% qualora l'esercente decidesse di liquidare in un'unica soluzione tutto il dovuto. Adesso andiamo in Corso Palladio con il prossimo servizio. Guai a chi corre, le bici che sfrecciano in Corso Palladio rischiano di essere raggiunte e superate da una multa ancora più lesta. Il sindaco annuncia un giro di vite contro l'anarchia delle due ruote che creano pericolo per i passanti. Da oggi in poi a Vicenza si rafforzano i controlli della polizia locale, che potrebbe utilizzare anche dei vigili in borghese per pizzicare i ciclisti molesti. Ma anche le biciclette lasciate ovunque verranno sanzionate. Il parcheggio selvaggio è diventato una cattiva abitudine che porta a degrado anche sotto i colonnati dei palazzi storici e a ridosso dei monumenti. Continuiamo a parlare della riforma delle BCC. Riforma del credito cooperativo. Il governo tenta di cambiare le norme in corsa. In questi giorni sono stati presentati dalla Lega gli emendamenti al decreto fiscale che di fatto eliminerebbero l'obbligo, peraltro fulcro stesso della riforma 2016, di adesione delle banche di credito cooperativo ai gruppi unici ICREA e Cassa Centrale Banca. Una strada condivisa dalla Lega Vicentina, memore di un'altra riforma bancaria che ebbe effetti disastrosi. Fin da quando c'è stata la riforma disastrosa delle popolari, abbiamo visto la risultato purtroppo sul territorio, penso sia giusto far sì che vengano rafforzate le banche di credito cooperativo, che sono una risorsa per il territorio, e gli sia dato modo di costruire delle fusioni che siano proficue, ma che non siano obbligate ad andare in un'unica centrale che è Roma. Il miraggio di una solidità, ma molte banche di credito cooperativo venete hanno margini prudenziali buoni, contro un rapporto stretto con il territorio, creato anche sulla fiducia e sulla conoscenza. In Italia le banche di credito cooperativo non sono tutte uguali, al nord le banche di credito cooperativo funzionano, sono degli istituti che danno servizio al territorio, non è la stessa cosa in molte parti d'Italia, soprattutto al sud. Quindi sbagliata la scelta di andare in un'unica centrale a Roma, e bene la scelta di dare la libertà e la possibilità alle banche di scegliere singolarmente. Adesso parliamo di cronaca, un incendio a due ville ha portato molti pompieri in zona. Due ville, un'alta colonna di fumo nero, visibile in lontananza, e le fiamme. Un furioso incendio è scoppiato poco dopo le 11 alla Vermetal, azienda di verniciatura industriale con sede in via dell'Industria Povolaro, frazione di Due Ville. Appena scattato l'allarme, tutto il personale è stato evacuato. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco da tutta la provincia, da Vicenza a Bassano, da Schio e Arzignano, con 8 mezzi ad incendio e 28 operatori con il supporto di un funzionario di servizio. Un lavoro difficile anche per le condizioni, ma alla fine i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando in tal modo il coinvolgimento dell'intero capannone, che si sviluppa su due livelli per circa 3.000 metri quadri. Paura invece in paese per la nube che si è sprigionata, visto anche il tipo di lavorazione. Si è temuto per la tossicità. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito e il primo cittadino rassicura i residenti.
È uscita ARPAV, dai primi controlli effettuati anche la qualità dell'aria è buona e aspetteremo i risultati definitivi di un monitoraggio che dovrebbe arrivare in serata, ma la situazione per il momento è sotto controllo. Furto al centro commerciale. Razziava vestiti all'OVS del centro commerciale Palladio a Vicenza, nascondendoli nello zaino e poi li passava probabilmente ad un complice. A finire nei guai un rumeno, 38enne, che entrava nel negozio con lo zaino vuoto per riempirlo di capi d'abbigliamento e con un disturbatore di frequenze usciva con lo stesso pieno. Un primo raid è andato a buon fine, ma la seconda volta ha destato i sospetti di un addetto alla vigilanza che, chiamato il direttore, ha fermato l'uomo. All'interno dello zaino aveva vestiti per 1.200 euro. Il rumeno è stato denunciato per furto aggravato. Allo Shan di via Cattane, in città, invece una rumena 39enne nascondeva in un piccolo zaino, a sua volta poi nascosto in una borsa, profumi e prodotti per la cura del corpo tolti dalla confezione per 45 euro. Altre notizie di cronaca dal territorio. L'Onigo. Si presentavano alle potenziali vittime tutte anziani, qualificandosi come carabinieri e chiedendo di verificare se il denaro in casa fosse falso. Quattro le persone tra Sarego e L'Onigo che nel mese di agosto hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. I militari sono riusciti a risalire ad uno dei truffatori, un 28enne di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, che è stato indagato in stato di libertà per tentata truffa in concorso. Marano Vicentino. Sarà l'autopsia, prevista nelle prossime ore, a dover far luce sulla morte di Anna Filomena Baretta, l'acquamamma 42enne trovata morta dal marito, guardia giurata, uccisa da un colpo di pistola sparato dalla sua arma. La coppia, separata consensualmente, avrebbe avuto nella giornata di ieri una discussione proprio in merito alla separazione e un'ora dopo la donna è stata trovata morta. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo. L'unica pista esclusa al momento è che il colpo di pistola sia partito accidentalmente, aperte sia quella del suicidio che quella dell'omicidio. Cornedo, blitz criminale. Un camion viene messo di traverso in via Gramsci per bloccare la strada, mentre un furgone sfonda la porta d'ingresso del deposito tabacchi. I ladri agiscono in pochi minuti, il loro è un furto da professionisti. Portano via 4.000 stecche di sigarette per un peso di 7 quintali e per un valore di 200.000 euro. Creazzo stava cercando di forzare la cassettina delle offerte all'interno della chiesa di San Nicola di Olmo di Creazzo, ma è stato bloccato dai carabinieri. Un calabrese, ma residente a Vicenza, sarebbe l'autore anche di altri furti analoghi in altrettante chiese. I militari dell'arma lo stavano già pedinando a seguito della denuncia di uno dei parroci derubati. L'uomo è stato arrestato. Allora, questa sera torna Focus in studio con il direttore Bacialli, Maria Rosa Pavanello, Cristina Andretta, Maria Rosa Barazza, Rosella Cendrono, Miriam Giuriati e Paola Moro. Tutta al femminile la trasmissione tranne il nostro direttore. È tutto, grazie e buona serata. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani: sereno, un poco nuvoloso in montagna, in pianura maggiori annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, possibili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e in qualche fondovalle prealpino, precipitazioni assenti, temperature senza notevoli variazioni. Frattin Auto a Cassola, consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it